Taranto ospiterà uno degli eventi velici più importanti nel mondo, il Sail GP, un circuito internazionale che tocca ogni anno fino a 4 continenti svolgendo regate a bordo degli avveniristici catamarani della classe F50 in grado di volare letteralmente sulla superficie del mare a velocità non convenzionale, scafi già in uso in Coppa America ed armati per l'occasione da 8 equipaggi nazionali. La competizione si svolgerà a Taranto come prima tappa europea nel giugno del 2021 e sarà l'unico teatro di regata italiano. Le regate si svolgeranno in Mar Grande e il Race Village verrà allestito in collaborazione con l'autorità portuale. Mostreranno così una Taranto diversa, inaspettata, a tutte le televisioni del mondo, e quanto è stato detto dal sindaco di Taranto Melucci nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta presso la ristrutturata biblioteca comunale. Noi continuiamo a lavorare anche se la pandemia ci vuole al muro, dobbiamo continuare a programmare invece la ripartenza per le nostre attività produttive, per tutti i portatori di interesse del territorio, e come avevamo annunciato da qui in avanti fino al 2026 avremo delle tappe di avvicinamento importanti per misurare anche la capacità organizzativa e attrattiva della città. Questa è la prima tappa per il 2021, un grande evento velico internazionale, peraltro che ha dietro sponsor mondiali e una visibilità e una ricaduta anche economica molto importante. Insomma, stiamo, ripeto, mettendo le basi perché quando ci saremo messi alle spalle i giorni più difficili di questa pandemia, le nostre attività produttive possono ripartire di slancio in attività sostenibili e alternative, come la cittadinanza ormai chiede da tanto tempo. Raccontiamo Taranto finalmente in una veste diversa, lo raccontiamo in tutto il mondo, perché questo è un evento che non solo porterà a Taranto sportivi e tanta gente, tanti spettatori da tutto il mondo, ma soprattutto racconterà Taranto in tutto il mondo, perché entriamo in un circuito enorme al quale non soltanto Taranto, ma credo che insomma tante altre città d'Italia non siano neanche lontanamente abituati.